Ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, in questo video faremo un ritorno alle origini del mio canale, quello per cui è nato, cioè il riciclo di bancali, il riciclo di pezzi di legno di scarto, quindi decorazione della casa. Quindi adesso noi andremo a vedere come ho fatto una casetta in legno per nascondere un oggetto di arredamento bellissimo che c'è in ogni casa, cioè il quadro elettrico. Quindi andiamo avanti col progetto, andiamo avanti col video e ci vediamo dopo. Diciamo che la struttura è pronta, verrà fuori una cosa del genere. Ovviamente devo levigarla e verniciarla, però l'idea è quella di fare una cerniera, che è già nato un problema, e aprirla così. Adesso ho visto già che c'è un problema, cioè che sicuramente quando andrò ad aprire toccherà qui, quindi adesso devo risolvere anche questo. Come ho sentito dalla Wallcraft, sono riuscito a fare un quadrato perfetto. Adesso vado a fare la sutura del tetto. Siccome nel mio prototipo mi ero accorto che dopo non si riusciva ad aprire, ho creato questi spessorini, li andrò a mettere così, e qui dopo fisserò il tetto di dare un po' di spessore in questo modo, un po' di taglio a misura. Allora, ho creato la parte superiore. Perché questo bordino? Perché io voglio andare a fare questa parte qui che si apre. Ho già tagliato quella che sarà l'antina, che andrà qua sopra, così. Ho comprato queste cernierine qui, che dovrebbero essere salvaspazio, che al contrario di queste classiche cerniere, dovrei riuscire a metterle qui, perché queste qua erano troppo grosse, in quanto questa dovrà andare praticamente qua, era veramente troppo grossa per andare sul bordo. Quindi metterò questa così, in questo modo. Questa andrà qui, diciamo sul bordo,
in questo modo, e qui attaccherò l'antina che andrà a chiudersi. Ho fatto mille prove, alla fine ho capito che non c'è bisogno di fresare niente in teoria, però nel momento in cui noi andiamo a mettere la vite, questa fa spessore e questo spessore qua rompe le scatole. Stessa cosa di qua, quando l'anta chiude, questo dà fastidio. Quindi cosa faccio? Io ho già provato e funziona, andrò a fare uno smusso qua, cioè dove andrà la vite. Nell'antina farò la stessa cosa, quindi fisserò l'antina, però con la parte interna la farò smussata, così le viti non danno fastidio. Sennò non si riuscirebbe neanche a chiudere del tutto, quindi direi che è perfetta. Come possiamo vedere, in corso d'opera ho cambiato il colore. Chi mi segue su Instagram l'avrà già visto sicuramente, però diciamo che l'idea iniziale era metterlo su uno sfondo bianco, però non mi piaceva come era venuto il risultato, quindi questa andrà sulla parete da sola, come vedremo adesso. Quindi ho deciso di dargli un colore un po' più neutro, è un grigio chiaro, mentre il grigio scuro l'ho usato per fare il tetto. Devo dire che mi piace anche di più, e c'è un altro motivo per cui l'ho fatto grigio chiaro, quindi vado a fissare il tetto e poi vediamo il perché l'ho fatto grigio chiaro. Direi che siamo pronti per il tocco di classe. A parte che volevo mettergli una maniglia, così, ma mi sono dimenticato di colorarla. Quindi, a parte che non mi piace niente, questa è un po' grossa. Niente maniglia. E ne metterò una più avanti. Allora, adesso volevo parlarvi della collaborazione. Io stavo cercando un'idea per mettere una scritta su questa, ok? Quindi, come fanno penso tutti, sono andato a curiosare su internet cercando magari degli stencil da mettere, però non ho trovato niente che mi piaceva, non ho trovato niente, tra quello che trovavo costava veramente un'esagerazione, quindi ho provato a vedere se c'erano degli altri metodi per farlo, per fare un autonomo, e sono capitato su un canale. Sono capitato su un canale di una maker che mi ha veramente colpito,
mi ha colpito per i suoi lavori, perché sono veramente fantastici. Sono appunto capitato su questo video dove lei ha realizzato proprio una casetta e ha messo su degli stencil e sono veramente venute molto bene. Quindi allora l'ho contattata, gli ho chiesto come aveva fatto e da lì l'ho proposto una collaborazione. Quindi lei ha accettato e ci siamo visti, perché lei tra l'altro abita vicino a me, abbastanza vicino a me, e praticamente mi ha dato un po' di materiale. Un po' di materiale, tra cui questa scritta, che gli ho chiesto io, più un cuore, la mettegli sopra, quindi questo lo metterò qui, in questo modo, mi verrà fuori una roba del genere, diciamo, tutta nera, per quello non mi convinceva il colore grigio chiaro. Questa persona ha un canale YouTube anche lei, appunto. Lab66, quindi io vi invito veramente ad andare a vederlo perché fa delle cose veramente spaziali. Poi è simpatica, quindi andate proprio a vederlo, andate a visitarla perché lei appunto mi ha fornito queste cose, quindi devo assolutamente ringraziarla. Mi ha dato anche dell'altro materiale che vedremo prossimamente, magari in almeno un altro video sicuramente vi farò vedere cos'altro mi ha dato. E adesso vediamo se di mettere in pratica quello che mi ha spiegato per applicare gli stencil. Quindi procediamo. Speriamo che non mi sgrida. Allora, vediamo se mi ricordo bene quello che mi ha spiegato Paola. Dunque, mi ha dato anche questa carta plastificata su cui andrò a trasferire lo stencil. Prima di tutto, mi vado a ritagliare il pezzettino che mi serve a me. Ok, adesso andrò ad applicare questa su qua. Adesso cerco di far aderire bene le letterine alla pellicola. Non si vede in fotocamera, ma ci sono delle microbolle, quindi lei consigliava di usare una tessera, una carta, che io ovviamente adesso non me la sono portata, quindi non so che cavolo usare. Vediamo se trovo qualcosa da usare. Ok, dovremmo esserci. Non è ancora finita, eh. Wow. Che spettacolo. Magari questa riesco ancora a utilizzarla. Ragazzi, che spettacolo. È veramente venuta uno spettacolo. È bellissimo. È troppo bella. È fantastica. È tutto merito di Lab66. Mi ha dato queste scritte che ha fatto lei. Sono
spettacolari, comunque anche la casetta non è male, però la scritta è veramente tutto merito suo. Spettacolare, veramente spettacolare. Adesso vado. Bene, il video è terminato, io spero che vi sia piaciuto. È stato un bel progetto, secondo me era partito in un modo diverso, ma devo dire che il risultato è veramente bello. Ero partito a voler fare una cosa molto più grande, chi mi segue su Instagram lo sa, ma alla fine ho preferito ridurre le dimensioni e, come vedremo nelle prossime settimane, avrò fatto più step. Però devo dire che il progetto è venuto molto bene. Un ringraziamento speciale ovviamente va alla mia collaborazione, che è Paola di Lab66, che mi ha fornito questi. Io qui ho un altro progettino rispetto a quello che abbiamo visto, più in piccolo, e grazie a lei che mi ha fornito questi stencil, che sono riuscito a portare avanti questo progetto. Tra l'altro lei ha fatto la medesima cosa, lei ha proprio fatto delle casette così in un suo video, più piccole, più minimal, molto belle secondo me, molto molto belle, da cui ho preso ispirazione. Quindi ho chiesto appunto a lei come aveva fatto, io ho spiegato cosa volevo fare, ha accettato di collaborare, mi ha fornito gli stencil, quindi la ringrazio. Io vi invito ad andare a vedere il suo canale perché è veramente fantastico, lei fa delle cose sul riciclo creativo veramente belle, quindi andate a seguirlo. Io vi lascio qui da qualche parte, qui o qui, non so dove lo vedrete, penso di qui, qua sopra, una scheda perché vi manda direttamente al suo canale. Se non lo trovate qui sotto in descrizione, comunque andate a cercarla, Lab66, perché merita veramente tanto, quindi andate a vedere i suoi video che sono veramente belli. Però se non l'avete ancora fatto, prima iscrivetevi anche al mio, cioè iscrivetevi al mio canale, quando trovate questo simbolino qua sapete che siete nel posto giusto, anche su Instagram, e appunto lì vi invito proprio a seguirmi su Instagram perché verrete aggiornati costantemente su tutti i miei lavori che faccio e sui vari disastri che combino. Bene, noi ci vediamo penso domenica prossima. Sì, noi penso di buttar fuori un video la prossima domenica. Adesso non so se riguarderà quella lì con questa qui, che è una cornice, per chi non lo vuole, non avesse ancora capito, o se riguarderà la seconda parte del lavoro che ho fatto su in casa, non lo so ancora. Chi mi segue su Instagram verrà tempestivamente aggiornato. So che fremete dal sapere cosa succederà nella prossima puntata, quindi seguitemi.